Una sfida salvezza da vincere per l'Altamura, e così sia al Francioni, dove i biancorossi fanno tutto nella ripresa e battono 2-0 il malcapitato Latina, sempre più nei bassi fondi della classifica. Primo tempo tra lampi e qualche sbadiglio di troppo. Al 9° minuto Dipinto raccoglie in spaccata un pallone vagante, imprecisa la deviazione sotto porta di Rolando. Nel cuore della prima frazione vengono fuori i padroni di casa. Al 27° la verticalizzazione di Peterman apre le maglie difensive biancorosse. Riccardi cerca un tocco da futsal, puntata centrale per Pane. Al 44° però sono i murgiani a costruire la palla gol più importante del primo tempo. Grande azione in uscita della team. A campo a rimorchio di Leonetti serve D'Amico che la piazza senza fare i conti con i riflessi di Zacchi. Il portiere pontino manda le squadre a riposo sullo 0-0. La ripresa comincia con una violenta pioggia sul Francioni che non impedisce comunque all'Altamura di imporsi, non prima però di correre un enorme rischio al 55° quando Cicco sbaglia prima tu per tu con Pane, poi sulla ribattuta di testa, occasione colossale che peserà come un macigno sull'esito della gara, perché un minuto dopo al 56° i murgiani passano a fondo di Rolando per Leonetti che zitto zitto sorprende la difesa laziale e trafigge Zacchi. Gol e dedica speciale per Sabatani, gravemente infortunato al ginocchio e probabilmente out per il resto della stagione. Di qui è un monologo biancorosso, l'Altamura mostra tutto il suo feeling con le gare in trasferta. La partita della Latina termina definitivamente al 70° quando Manè sgattaiola tra Di Livio e Bocic, quest'ultimo lo stende per l'arbitro e fallo da ultimo uomo e dunque cartellino rosso tra i dubbi e le proteste nerazzurre. Al 76° Leonetti scambia ancora con Rolando ma manda clamorosamente alle ortiche la palla del raddoppio, grande intervento di Zacchi che non può nulla però all'82° quando Minesso dopo un bel dribbling manda a rete D'Amico che fa 4 in campionato, torna ad essere il miglior scorer biancorosso e fa felici i 100 tifosi arrivati dalla Murgia. Nel diluvio di Latina l'Altamura vince 2-0 mettendo nei guai la panchina di Pasquale Padalino, sale a quota 10 punti di cui 9 totalizzati in trasferta e può sorridere dopo una settimana particolarmente complicata.